Buonasera a tutti, benvenuti a un'altra puntata dei Venerdì Neri di Nero Crime. Questa sera con noi c'è la mamma di Samuele De Paoli, un ragazzo che è stato ucciso in circostanze particolari, non molto chiare, e che ancora oggi, come in molti altri nostri casi, si chiede verità e giustizia. Buonasera, signora. Senta. Buonasera a lei. Buonasera. Può raccontare a grandi linee quello che è successo quel giorno? Innanzitutto, chi era Samuele? Quanti anni aveva? Com'era la sua vita? E cosa succede quel giorno? Allora, Samuele aveva 22 anni, aveva fatto il compleanno da pochi giorni. Era un ragazzo speciale. Vabbè, non so perché sono la mamma, era allegro. Era preciso, bellissimo, bellissimo, dolce. Io e lui eravamo legati proprio, era la mia ombra, io la sua. Samuele era un comico, spiritoso, aveva sempre, portava sempre gente a casa, casa piena d'amici, invitava tutti. Vabbè, Samuele aveva finito da poco la scuola, lavorava da 7-8 mesi su distributore di metano, dove si trovava benissimo, la gente non faceva che farmi complimenti. Poi arriva il giorno libero di Samuele. Il giorno libero di Samuele era il 27 aprile, aprile 2021. Allora quel giorno bellissimo, bellissimo, perché ho tanti ricordi belli di Samuele. Cioè io ho vissuto al pieno la vita dei miei figli, perché sono separata a oggi da 17 anni. Siamo cresciuti tutti insieme, ci siamo fatti far forza l'un l'altro, perché gestire tre ragazzi, tutti calciatori, perciò la mamma sempre a calcio, io sono mamma sonica per tanti ragazzi, e Samuele mi voleva sempre con lui. Loro sono state abituate, loro ci tenevano che io ero sempre con loro a calcio. Sono stata una mamma molto presente, perché l'ho messa al mondo io, la mamma è questo. E poi quel giorno era brutto, era un giorno grigio, piovicciava, ma era anche il giorno che ci avevano aperto i comuni. No, i comuni l'hanno aperti il 26. Ma il 26 sera non è uscito nessuno dei ragazzi, eravamo quasi abituati a stare bene in casa noi. E invece quel giorno, lui bellissimo, abbiamo fatto spesa insieme, colazione insieme. Lui ha fatto la spesa per la famiglia, perché io non avevo un centesimo, non lavoravo per Covid. E poche parole, si è messa pure la macchina, tutto bello, si era fatti i capelli, tutto bello, proprio sembrava una cosa assurda, è successa quel giorno. Poi mi ha detto: "Dai mamma, andiamo al 6, vado alla mia nostra". E io gli ho detto: "No, Samuele, guarda, è grigio, poi bisogna ancora portare la mascherina, io non sono vaccinata". Io sono stata sempre contro il Covid, e per fortuna anche Samuele non era vaccinato. E perciò lui dice: "Con la mascherina c'è gente, dai Sammy, andiamo domani". Dice: "Ma domani lavoro". E dico: "Vabbè, alle 8 andiamo a trovare Serena". E così lui ha chiamato altri amici qui di Bastia, che gli amici di Samuele sono a Bastia, non sono a Perugia gli amici di Samuele. Non si dimenticano il Covid. In poche parole, non lo so, mi ha detto: "Io esco". Io avevo solo una sigaretta, gli ho detto: "Me le compri?". "Sì, mamma". Avevamo fatto spesa insieme, avevamo fatto le polpette, le fragole. E alle 7:30 Samuele, quel mi giorno, chiamo. Come? gli amici con cui è uscito quel giorno Samuele, erano gli amici usuali o erano altri amici? Allora, io non lo so gli altri chi erano. Io so solo che era un compagno delle superiori di Perugia, un ragazzo che ha frequentato anche casa mia, lo conosco, e un ex compagno di scuola. Un compagno di scuola, avevano finito l'anno prima, avevano fatto una cena l'anno prima per ritrovarsi, avevano il gruppo loro della scuola ancora vivo. Quindi diciamo, non era proprio gli amici quelli stretti stretti, era un amico, ma un compagno di No, no, scuola. assolutamente no, non è, era un amico. Gli amici stretti sono di Bastia, sono tutti di Bastia, compagni su di calcio, compagni di scuola, ecco.
Quindi lui non si, quel giorno non incontra, diciamo, gli amici usuali per via del Covid, che non c'era No, possibilità. allora lui fa varie chiamate perché dopo le cose io a modo mio ho indagato. Lui ha chiamato l'amico Kevin e gli ha detto che doveva uscire con la ragazza. Ci avevano aperti i comuni, cioè allora l'altro dove c'aveva gli esami a scuola e l'altro vedeva la ragazza. A me ha chiesto di uscire, io no, e ha scritto sul gruppo della scuola se si faceva un aperitivo o ha scritto a lui direttamente. Io questa cosa non l'ho mai capita bene, però dovevano andare anche altri amici di scuola, altri due. Questo me l'hanno confermato i ragazzi. E poi va a prendere questo ragazzo alla sua azienda dove usciva da lavoro. Ecco qua. E poi Vanno a inizia fare tutto a che ora il casino. erano più o meno quando esce con questi ragazzi? Allora, da casa è uscito alle 17:50, 17:40. Quindi Arriva a proprio l'orario per Perugia. andare a fare l'aperitivo poi nei Sì, fatti. arriva a Perugia, mi sembra, sui 17 minuti. Io mi sono fatta tutte le sequenze. Arriva a Perugia e succede, cioè, almeno di quello che riesco a vedere io dai filmati. Ecco. Comunque io lo richiamo alle 7:30, no, la vicenda del giorno. Dice no. Dico, allora, dico, sto con Andrea, dico, ah, se vuole venire anche lui a cena, le polpette ci sono per tutti. E dice, ma torno tra poco. Va bene. Ok, a dopo. Dice, non uscire, perché io comunque per uscire, mandare il tabacchino, dovevo cambiarmi e non mandavo. Te le porto io le sigarette. Questa è stata l'ultima volta che ho sentito mio figlio vivo. Quindi il ragazzo esce intorno alle 17:30, va a fare presumibilmente l'aperitivo con questi amici, chiama lei per dire che sarebbe rientrato a cena, però a Io cena. chiamo, io Sonia, chiamo lui per dire se mi compra le sigarette perché io se no me le andavo a comprare. Certo. Io lo E chiamo. lui dice comunque che sarebbe rientrato per cena. Sì, ma lui rientrava, già da prima eravamo d'accordo. E invece Non è le a cena non fragole rientra. insieme, le fragole insieme non le abbiamo più mangiate. Quando si viene a sapere della morte del ragazzo? Allora, la morte del ragazzo, io, vabbè, il percorso la mattina non è importante, io vado dai Carabinieri a Bastia, poi vado a casa di un amico che conosce quest'altro compagno per farmi dare il numero, io non avevo numeri di ragazzi, io non avevo numeri di ragazzi. Certo. Mi dà il numero, torno in caserma a Bastia e il maresciallo mi dà un indirizzo, un nome, non mi ricordo, di andare a Perugia. Perché almeno controllavo il GPS. E in quel momento sui social già era tutto scritto, Panda Rossa, ragazzo, per fortuna, io dico oggi per fortuna, io sono entrata lì a Perugia che non sapevo ancora niente, erano mezzogiorno l'ho saputo, mezzogiorno e qualcosa, non mi ricordo il giorno, l'orario preciso. Non me lo ricordo. Perché sui social girava già la notizia. Sì, dalla mattina, dalle 9:30, 10, che avevano trovato questa panda rossa a Sant'Andrea delle Fratte, con un uomo, all'inizio parlavano di un uomo. Ma sbaglio o pare che un ragazzo, probabilmente uno di quelli che era con lui la sera prima, sapesse del decesso di suo figlio con qualche ora d'anticipo? Il fatto di qualche ora d'anticipo a noi ci ha fatto pensare, perché lui scrive su questo gruppo di scuola. Lui scrive su questo gruppo di scuola La mattina. la mattina. Questo è il problema. Dice: la mamma sta cercando Samuele. Questo è un problema. Dice: ma un altro ragazzo fa, ma non era con te, e questo è un problema. Poi nel pomeriggio, quando tutti non ancora della Pinero non si sapeva nulla, lui alle 3 del pomeriggio scrive forse, puntini puntini, non la voglio dire quella parola perché per me hanno tutto il loro diritto di fare quello che vogliono, la Pinero, il lavoro che svolge la Pinero. Per l'omicidio di Samuele verrà indagata una prostituta trans, Pineiro, appunto, e sarà l'unica indagata per questo omicidio. Attualmente la Pineiro è a piede libero comunque, è a casa sua e anche molto ben protetta. Vediamo, proviamo a entrare un po' Più di noi, più di noi.
qualche dettaglio in più in modo da far capire cosa succede poi effettivamente, come avviene questo omicidio. Questo ragazzo viene trovato fuori dalla macchina, in un fossato, Nudo, nudo, con calzini con i calzini completamente puliti. logorati da, probabilmente Sì. sembra quello che sia un trascinamento, Sì. ma verrà stabilito che il ragazzo, la causa della morte, quale sarebbe? Per il preservativo, perché lei, la Pinedo, dà tante risposte a tanta confusione. Lei non dice nulla di vero, secondo me, perché lei dice per i soldi non erano d'accordo, Samuele voleva tutto ma non aveva i soldi, e invece Samuele i soldi ce l'aveva. Non lo so. Allora, quello che è stato detto, che Preservativo, poi forse non sembra più un... veramente il preservativo, anche questo ha detto. Allora, spiego un attimo per chi ci sta ascoltando. Il ragazzo viene ritrovato appunto nudo in un fossato e nella macchina vengono rinvenuti quattro preservativi, di cui i DNA sono stati resi noti solo di Samuele e della Pinero. Quindi abbiamo anche due DNA presenti in quella macchina di cui non si sa l'identità. Avviene quello che sembra un vero e proprio depistaggio, ma anche offesa alla memoria, vilipendio alla memoria di questo ragazzo, perché viene sostanzialmente fatto credere che lui nella serata abbia fatto uso di sostanze che poi invece le analisi diranno che non era assolutamente un consumatore abituale di droghe, i risultati appunto delle analisi fatte sul ragazzo, e che sarebbe andato a divertirsi con questa prostituta. Insieme però evidentemente ad altre persone, perché ci sono altri due preservativi in questa macchina. Abbiamo delle telecamere che vedono, non vedono, abbiamo dei filmati che iniziano, non finiscono, oppure si interrompono, sono dei salti. Infatti sembrerebbe che dopo questa discussione circa i soldi o il preservativo, c'è stata una colluttazione tra i due. Samuele era mancino, questo è importante per capire anche dove vengono tirati. Era molto più, diciamo, smilzo, mingherlino rispetto alla Pinheiro, quindi non aveva. 61 Ecco, 62 kg. e sostanzialmente pare che lei l'abbia strangolato per difendersi da questa aggressione folle commessa da Samuele. Ho detto qualcosa di sbagliato? Se mi corregga pure. No, per me non è detto niente di sbagliato perché per me è una storia studiata, io mi sono sentita male ogni giorno, ogni volta che sono andata in tribunale a sentire cose assurde proprio. Ho sentito cose assurde finora. Ci E può per questo. raccontare il dettaglio della macchina, no? Perché pare che questa macchina venga vista dalle telecamere. Sì, la macchina viene vista, ma noi non vediamo che guida Samuele dalle 20 e 6 minuti. E parliamo di una zona industriale dove ogni 10 metri c'è una telecamera. Certo. Cioè, e i momenti dove scendono al parcheggio, che si salutano perché sono più di una persona con lui, non si vede niente. Per 6-7 minuti non abbiamo niente. Non abbiamo nemmeno le telecamere dove sale la Pinero. Abbiamo dei tagli, anche secondo me, tagli. Tagli perché la questione si risolveva facilmente con le telecamere. Il giorno dopo già sapevano tutto, se volevano, ma forse non so, non so. Potrei dire tanto, ma mi astengo, mi La astengo. prima versione data dalla Pinero, qual è? Allora, la Pinero dice, e è lì che io mi ho iniziato a mettere fuoco come può essere andata la vicenda. La Pinero dice che erano due ragazzi, la volevano rapinare. E com'era il ragazzo che guidava? Alto, 27-28 anni, lo descrive, camicia bianca, straniero. È la domanda che gli fanno mentre li interrogano, il ragazzo dietro com'era? Il ragazzo dietro, questo ti fa pensare tante cose, il ragazzo dietro era nudo,
tra il sedile anteriore e posteriore. E io lì ho iniziato a E in che pensare posizione che ce era? l'ha. Di la posizione, lei dice anteriore e posteriore, perciò era infilato in mezzo ai sedili, secondo me. Sdraiato. Lungo, no, sul sedile, anteriore e posteriore. Quindi il ragazzo era nudo e sostanzialmente sdraiato. Ma scusa me, adesso a parte che parliamo di Samuele, che io, cioè, vabbè, è il mio Samuele, ma andiamo a fare una rapina, ma che vuoi fare nudo dietro? Che sto facendo dietro? Poi, Samuele non si sarebbe mai tolto i pantaloni al rovescio. Ci sono tantissime cose incredibili. Io fino ai primi documenti non potevo credere a questa cosa. Ma questa Quindi, versione della Pineiro rimane tale o cambia? no, cambia all'arrivo dell'avvocato d'ufficio che arriva dopo 2 ore, che dice che erano tre. La Pinheiro dice sempre che erano tre, erano due ragazzi, due ragazzi, due ragazzi. Perciò alla sua collega dice che è stata rapinata sulla chat loro. Lei dice: attente ragazze, che dei ragazzi mi volevano rapinare, e conferma che sono due. All'autista conferma che sono due. A tutti, a un cliente la mattina seguente, il 28, dice che gli volevano fare una rapina, erano due ragazzi, perché lei aveva i lividi. Poi Lividi arriva tirati l'avvocato. da un mancino o da un destrorso? Da un destro? No, vabbè, allora ascoltami. Io che so sulla versione sua, lei dice che Samuele la picchia con bastone addirittura. Ok? Poi fanno a lotta sul fosso, cade sopra, cade sotto, non si sa. Ma lei, le foto di lei che ho visto, lei non ha un graffio sul corpo. Lei Ma non ha un quindi l'omicidio graffio. sarebbe consumato al di fuori dell'abitacolo, della macchina. Sì. Non E come mai c'era del sangue all'interno? Perché vengono rinvenute, mi sembra, tracce di lo sangue so, all'interno della macchina. perché lei, ma dopo dice che è successo dentro la macchina con Samuele, che la teneva sotto al posto di guida. Cioè, su un pandino, capito? Su un pandino. Lei è. La Pinheiro è grandissima, eh. È grande vicino a, cioè, vicino a Samuele. Samuele era niente vicino a quella persona. Però noi non conosciamo mai i nostri figli. Tu all'inizio, quando senti a parlare coca, sesso, rock and roll, è una bella, oltre alla mancanza, al dolore di non avere più un figlio, cioè, c'è un frastuono Certo. spaventoso. Poi, Allora, insomma, non nelle metti a analisi hanno detto che fuoco. Samuele non era un consumatore di droghe, insomma, abituale. E oltretutto, quella sera lui avrebbe dovuto incontrare una ragazza. Sbaglio? Sì, sembra che sulla chat del telefono doveva vedersi con una ragazza. Quindi. Cioè, doversi vedere con una ragazza, quindi tornare a cena, poi avere appuntamento con una Tornava a ragazza, cena. lui non avvisa la madre, cosa che Tornava a cena succede sempre, Samuele. Guarda, le giusto? sicurezze ne ho avute sempre poche su certe cose, no? Cioè, tu non puoi essere sicura di una cosa del genere, ma se un ragazzo mi dice alle 7:30 torno, ma torna alle sette e E se no mezzo. avvisa. Infatti, alle 8:05, tutto regolare, perché a casa mia si cena alle 8:15, 8:20, 8, è questo l'orario nostro, perché anche l'altro figlio lavora fino alle 7:30. Allora, cioè, torna, ma dopo l'aperitivo che cosa è successo? Noi abbiamo lì 15 minuti che non sappiamo niente. Noi non sappiamo niente. A noi non ci vengono date nemmeno tutte le telecamere del bar. Chi c'è dentro quel bar? Perché dicono che parte con due, invece è uno solo? Perché tutti quei giri strani? Quindi C'è apriamo, qualcuno che lo perché sa, così più di capisce anche me. chi ci sta ascoltando. I ragazzi sono all'interno del bar e sono quattro, giusto? Al bar Perché sono tre, loro al arrivano in bar sono tre. tre. Guidava Samuele, Escono in due. dal bar, Sì. vengono visti solo da alcune telecamere, non da tutte. Ci vengono, non abbiamo i minuti. Noi Ok, vediamo non se ci sono Samuele i si minuti, non vengono incammina. forniti tutti. Poi bisogna vedere se non sono stati forniti o se
sono A me mi stati viene il persi dubbio. Persi? nella. Ma come mai? Persi? Perché? Perché persi? Stiamo a parlare di un ragazzo di 21 anni? Perché persi? Perché? Chi c'è dietro a questa storia? Chi c'è? Chi c'è dietro a quei video che non ci sono? Chi c'è? È successo un Allora, tra incidente? questi ragazzi che sono a fare l'aperitivo quella sera, c'è qualche ragazzo che ha già avuto precedenti o Sì, che... tutte e due. Entrambi. Entrambi, che so io, ma uno in particolar modo. Uno in particolar modo che ha informazioni che io ho ricevuto e comunque questo ragazzo pare avere delle amicizie di un certo livello, pare che ci sia addirittura un magistrato, amico, che lui si vantasse negli anni precedenti di questo Questo accordo. ne parla con Samuele. Samuele ha gli amici di Bastia e gli era successo un episodio a scuola a questo ragazzo e lui si vantava, almeno così è Non gli sarebbe successo, successo niente perché aveva questo appoggio. aveva un grande amico importante Un amico importante. e si E quindi questo amico salvava. importante, forse, qui ovviamente se siamo a livello delle ipotesi, questo amico importante potrebbe aver giocato un ruolo non indifferente in questo caso, perché se, allora ovviamente questa storia è una storia molto complessa, lo diciamo a chi ci sta Per me seguendo. non è tanto Quindi complessa se le cose andavano fatte bene. no, ma intendevo che una puntata solo per far capire a chi ci segue, forse è poco, vedremo di riprendere il caso più volte, magari dedicandoci poi a dei pezzi singoli, perché sono molte le incongruenze, sono molti Molte, moltissime. i vuoti, le cose che mancano, le versioni differenti, e poi c'è sostanzialmente una mancanza di approfondimento su certi individui, perché vengono appunto ritrovati due preservativi con due DNA diversi, oltre a quello di Samuele e della prostituta, Davvero? ma non sappiamo a chi appartengono e non è pensabile che ma Samuele abbia prestato la macchina in quel lasso di tempo ad No, altre due la macchina era persone, che poi mia. addirittura gli lasciano il preservativo in macchina, insomma, No, sarebbe un po' troppo. Quindi no. c'è qualcosa che non va, assolutamente è necessario sapere di chi è questo DNA, di chi sono questi DNA, Ma non perché vengono vuol fatti significa che certi le altre accertamenti. due persone erano presenti, e poi anche questa figura di iniziale, che poi viene smentita dalle varie versioni della Pinero, però questa immagine di Samuele senza vestiti, sdraiato sostanzialmente, non fa presagire niente di buono, se fosse la verità quella che dice nell'immediato. Quindi un ragazzo non va a fare una rapina nudo e oltretutto a un certo punto si mette anche seduto, e un ragazzo sdraiato nudo può far pensare che forse questo reato avviene prima. Secondo me sì, secondo me il corpo di Samuele viene portato là perché le telecamere, se era lui che guidava, scusatemi, se era lui che guidava, perché non me lo fai vedere che era lui che guidava? E invece no, a un certo punto, 8:17, da nessuna telecamera si vede chi guida. E poi, secondo questa versione, lui avrebbe dovuto guidare nudo. Ma no. Perché se poi viene visto dalla trans. Io mi sono fatta, ho pensato tante cose, secondo me è avvenuto qualcosa al parcheggio, perché Samuele manda l'ultimo messaggio vocale a un suo amico alle 8:18 e lì il messaggio vocale di Sami finisce, non finisce il discorso, accade qualcosa e a Ah, noi è improntato sostanzialmente questo messaggio. E finisce proprio lì perché lui stava comunicando con l'amico di Bastia per andare a giocare a calcetto il giorno dopo. Ecco, l'amico di Bastia ci manda tutti i vocali la mattina che lo cercavamo. E questo parcheggio è parcheggio del bar sostanzialmente, del locale dove loro si No, trovavano a fare l'aperitivo? è il parcheggio di Via Penna, dove il compagno di scuola ha la macchina. È un Parcheggiato. parcheggio nascosto o un La parcheggio? penna, no, no, ci sono, no, non è nascosto, ci sono un sacco Quindi, di telecamere. esatto, quindi poteva Stanno, essere. c'è sta un fondo, non mi ricordo come si chiama, invece che il video ci sono, fanno foto, una macchina che fa le foto. Ok. A noi di 8 minuti o 7 minuti,
sull'indagine, noi abbiamo solo due foto, e lì noi vediamo Cioè, un'altra queste persona. telecamere sono telecamere pubbliche o private? Private, quella lì del Quindi di parcheggio attività private. sostanzialmente, di attività e. Sì, sono aziende. E lì la macchinetta funzionava perché dopo ce le danno anche dopo, tutte per bene. E lì vengono proprio sparite, sono sparite. Tu, non, lì spariscono quei 7-8 minuti. Penso 8 e 18, 8 e 29. Noi quelle foto non le abbiamo, a noi ci danno dalle indagini solo due foto dove riusciamo a vedere un'altra persona Alla guida. Ma al passeggero che sta facendo non so cosa, sta sistemando la macchina e gli altri che salgono in macchina. Lì noi vediamo un'altra persona. quindi da dover essere solo Samuele diventa Samuele con Antonio, cioè in totale i quattro. Al parcheggio gli altri dicono che si salutano, va via, loro vanno via. Invece non è così, loro nemmeno vanno via. Questo lo vediamo dalla Ma telecamera anche del perché le comune. telecamere non hanno ripreso gli altri ragazzi che se ne vanno, ognuno No, con la sua. no, noi vediamo la macchina dalla telecamera del comune, che è tutta per intero. Noi vediamo in lontananza quando loro se ne vanno. E i mezzi degli altri ragazzi non si vedono. Quando la testimonianza loro dicono che partono subito, come Samuele va via. Non Partono subito, però dove sono è queste? Visto che si sono vero? saltate le telecamere, È dove sono vero, questi loro video? partono dopo che la panda sale la Pineiro e ripassa lì davanti e vanno a vedere, a riprendere la macchina, un casino, cioè con tutte le macchine senza benzina. Non si capisce bene lì che racconta. E comunque in Poi. questo paese quando passano questi ragazzi, loro non, cioè, le telecamere non le riprendono. Noi non sappiamo niente, non abbiamo niente dei video. Ma questo parcheggio che era di aziende, no? Ha detto Sì. È ditte, quindi era un po' una zona industriale, poteva succedere qualcosa in quel tutta zona parcheggio? industriale, è tutta zona industriale. In Quindi poteva quel succedere qualcosa perché non c'era un, diciamo, un traffico di centro paese, di centro città. momento. No, 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 no. Poi erano le 8, 8 e un quarto, perciò le aziende stanno chiudendo tutte. No. Non era un gran traffico a quell'ora. Poi, comunque, stiamo parlando sempre che alle 10 dovevamo stare a casa. Eravamo sempre coprifuoco, eh? Certo. La causa fisica della morte, l'autopsia, cosa dice? Per cosa è morto Samuele? Per soffocamento, per la Per stretta al collo. E la Pineiro conferma che la stretta al collo. Ma questa stretta al collo, se ho letto bene, insomma, prende precisamente. Il nervo valgo, come si chiama? È un Sì. punto che bisogna conoscere. Anche il nostro medico legale mi ha confermato che per una stretta di 5-6 secondi non può morire un ragazzo a 22 La Pineiro faceva arti marziali o box, uno di questi sport? anni. Non lo so, questo non mi sono Perché informata. questo lo dico, io ho fatto anni di judo, insomma, queste genere di conoscenze le ha o un medico o chi, Infatti marziali. militare, un militare che fa, oppure chi fa le arti marziali, gli sport come la Ma box. perché ucciderlo? Allora, se pensiamo che tu l'hai fatto proprio, non è che è stato un incidente e hai cercato di mascherare un po' il tutto, allora tu che conosci lo uccidi perché? Che cosa è successo? Per i soldi? Se vogliamo ipotizzare che il reato invece avviene prima, c'è qualche amico, qualcuno nel gruppo che pratica arti marziali o uno sport di questo tipo? Box, che Box. so io uno, non conosco l'altro. E poi noi vediamo l'altro in macchina, poi noi vediamo altri ragazzi, due ragazzi che escono dalla stradina dove è stato trovato il corpo, uno a distanza da 7 minuti dalla Pineiro, uno a 12, e uno si dirige da una parte, uno da un'altra, poi li vediamo in via Penna. Cappucciati, nascosti, noi vediamo due ragazzi e allora la collega della Pinero dice bene che uno guidava e uno gli arriva dopo. Allora erano due ragazzi lì. Erano due ragazzi, il
inspiegabilmente quattro preservativi, anche rimane sempre Ah, questo. Samuele gliel'hanno messo da morto. Samuele gli hanno provato. Allora, secondo me, la mia idea è che l'hanno portato morto. È successo qualcosa prima alle 8:18 e 19. E la conferma è il parcheggio, dove non abbiamo foto. Cioè, io non ho mai pensato che potesse succedere una cosa così, muore il ragazzo, succede qualcosa. Si è sentito male per droga, si sono spaventati, hanno cercato di camuffare tutto, sono andata a prendere l'Apineiro. Ma lei perché fa così allora? Se lei non fosse stata, perché fa così? Ah, giusto, dimenticavo una cosa molto Comunque la importante. signora attualmente non è in carcere, no? La signora non, al foglio di via da un mese, dai primi di aprile, mi sembra, del 2021. Quindi non doveva nemmeno essere in Non Italia. doveva stare in Italia, ha tante di quelle cose sul fascicolo che non sta a me dirlo, che Quindi era comunque sia una pregiudicata o pericolosissimo. era comunque segnalata per reati? È molto pericolosa, molto pericolosa. Molto Con pericoloso. clienti, con polizia, è molto pericoloso. Ho letto tutto quello che ha combinato. Per E me è quindi, stata. questa è una persona che potrebbe per soldi o per vantaggi accollarsi. Io ho sempre pensato che lei non ha ucciso Samuele. Erano in quattro, quelli che vedo, quei due ragazzi, gli altri due che so benissimo chi sono, e è andata così. Sempre, tutte le cose mi portano lì, perché la Pinero dice proprio lungo nudo, lungo nudo. Perciò Quindi hanno. probabilmente questa donna che oggi è a piede libero e oltretutto pare ben scortata, ben difesa, insomma, Oh, intorno a ma lei guarda c'è. che vado in tribunale, mi meraviglio, 6-7 poliziotti, la scortano, a lei, la scortano pure. Per 6-7 mesi lei si è prostituita ugualmente per strada. Questa cosa era persone che mi chiamavano, mi dicevano: Massone, ma te rendi conto? E che posso fare? Che posso fare? Quindi comunque questa persona, se anche si fosse accollata a un delitto che non ha commesso, non lo sta nemmeno pagando, quindi Oh. forse ha Andiamo a diritto. processo, andiamo a sentire altre due buffonate a ottobre, ma spero di no perché ho Ecco, cosa succede ad fiducia. ottobre, Sonia? Lo dica anche a chi ci sta ascoltando. Io ho A fiducia, ho ottobre sempre ci fiducia. sarà il processo. Sì, per vedere perché c'è stata un'opposizione alla sentenza. Spero che venga fuori qualcosa. Spero. Poi andiamo avanti, solo che la giustizia non è giustizia in questa storia. Abbiamo, come in tante altre storie, io penso anche a quella di Giuseppe Giordano che abbiamo trattato, e altre storie invece molto più importanti, viene in mente Ilaria Alpi, quelli che sembrano dei depistaggi importanti, perché poi quando vengono citate queste figure, non sa mai se siamo tra verità o leggenda, ma quando è verità, insomma, chi dovrebbe proteggerci, chi Proteggerci. dovrebbe occuparsi di noi, quando scopriamo che qui si occupa degli altri. Dei cattivi. Questa è una cosa bruttissima perché tu, oltre al dolore che hai, non vedi l'ora di vedere i video perché non vedi l'ora di capire cosa è successo perché io mi sono letta tutto, ho visto tutto. Proprio sono stata io la prima a dire è così, poi a mano che prendevamo le cose avevamo la conferma. Ma veramente, ma Samuele è nel fio di nessuno? Ma come mai questi quattro ragazzi? Ma che stanno a fare? Ma la coscienza? Cioè, sono tutti ragazzi, la cavolata ci sta a 20 anni, a 21, a 22. Ma uccidiamo un ragazzo? Perché? Si è sentito male? Si è sentito male con la coca? Hanno giocato? Che hanno fatto? Poi l'hanno ucciso? Come fa una persona a prenderti per il collo, 7 secondi muori? Perché dopo, comunque, io non, cioè, la autopsia non so, a questo punto non credo più nemmeno alla autopsia, io. Non credo Allora, io neanche, direi che. la macchina me l'hanno fatta prendere, il telefono cancellato 2 giorni e mi hanno detto che non sono stati capaci aprirlo. Nel 2021. 2021 non sono riuscita ad aprire il telefono di Sami
Perché c'era la hanno, password, guarda immagino. caso, hanno cancellato tutto 2 giorni, 27 e 28 aprile. Che è successo quella sera? Vabbè, qui allora Che palesemente siamo davanti a un caso dove qualcosa che non va, c'è. Non è? sappiamo la responsabilità di chi sia, assolutamente, non, però qualcosa che non va c'è in questo caso. Io direi, Sonia, che settimana prossima ci sarà anche l'intervista al tuo avvocato, che spiegherà, diciamo, dei dettagli un pochino più tecnici, però io direi di risentirci, magari trattare questo caso in maniera specifica, su passaggio per passaggio, in modo che chi ci ascolta capisca, perché è veramente tanto il depistaggio di cose che non tornano. E forse in una volta sola non si riesce a capire la gravità di quello che è Infatti. successo. E io direi che forse per oggi possiamo fermarci qui e intanto ricordare a tutti, soprattutto a chi sta facendo l'indagine, a chi tratterà il caso in tribunale, che a noi piacerebbe sapere di chi sono questi due DNA in più e anche che fine hanno fatto i pezzi delle foto di quei minuti al parcheggio. Questo secondo me, oltre a dovere alla famiglia, lo bisogna dare a tutti gli italiani, perché poi in realtà siamo tutti, no? Possibili vittime, possibili genitori, e noi ci aspettiamo tutti la giustizia, no? Dal nostro paese. Bisogna Quindi. almeno io, o almeno spero la maggior parte delle persone, vogliono giustizia, verità. Se la merita Esattamente. Samuele. Samuele È se la quello che ci merita. aspettiamo, no? Abbiamo la giustizia e vogliamo che ci sia. Se la meritano tutti giustizia, ma sembra che questo mondo sta andando a rotoli. Insegni tanto, poi in un attimo. Tutto affidi, io mi sono affidata alla giustizia, ho creduto che loro facessero le indagini come andrebbero fatte, ma allora le faccio io le indagini. Datemi video. Adesso dopo 3 anni i video, e chi ce l'ha più? Cioè, no, no. In teoria il materiale deve essere tutto tenuto. Speriamo che ci sia il Speriamo. resto. Abbiamo chiesto, ma a noi non ci è stato dato niente. Qualcuno ha ricostruito quello che ci ha dato. Beh, noi comunque sia garantiamo massima attenzione, quindi torneremo sul caso e poi massima attenzione quando ci sarà il processo. Vedremo di seguirlo passo passo in modo da vedere quali Sì, sono ma gli ora sviluppi. noi ora andiamo a condannare la Pinheiro, noi abbiamo fatto una querela, perciò ci devono rispondere. Noi abbiamo fatto una querela, a Sì, perché ignoti. allo stato attuale nessuno sta pagando per Oh, questo noi omicidio. sono 3 anni, abbiamo chiesto tante cose, non ci è stata data risposta, non abbiamo risposte su niente. Tutto di analizzare i vestiti perché secondo me è stato spogliato, non ci danno risposte su niente. Sappiamo che questi DNA... Non si sa di chi sono i DNA dei preservativi, sono spariti 3 DNA che erano sotto l'unghia di Samuele, non ci sono più, molto grave. Allora, Grazie. qui è quello che penso, chi c'è dietro a questa storia? Quanta gente c'è dietro a questa storia? Noi continuiamo a confidare che la giustizia ci metta la mano sulla coscienza e faccia il suo corso. Questa sera direi che ci salutiamo con la promessa di rivederci dopo l'appuntamento con l'avvocato, con la promessa di rivederci e trattare nel dettaglio alcuni particolari in modo da seguire meglio il caso e soprattutto a settembre-ottobre, quando ci sarà il processo, vedremo di essere il più attenti possibili. In modo da capire cosa succede, certo, no? Quando le prove mancano e la disperazione, soprattutto di una madre, la rabbia è più che motivata. Quindi io intanto Sonia ti Grazie ringrazio per essere stata con noi a te, stasera grazie, buona e serata. ringrazio tutti di seguirci e ci vediamo alla prossima puntata di Venerdì Neri di Nero Grazie, Crime. buona Buona serata, serata a tutti, grazie. grazie Sonia. Grazie.